Più prevenzione, il messaggio lanciato questa mattina a Trapani dai magistrati nel corso della giornata mondiale sulla violenza di genere celebrata alla Sala Perrera. 5 milioni per l'aeroporto, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento per lo stanziamento delle somme a ristoro dei danni per il fermo dei voli del 2011. Missione compiuta, i militari del 6° Reggimento Bersaglieri impegnati in Afghanistan hanno fatto rientro a Trapani. SEL a congresso, sono stati eletti ieri all'Erice Hotel i componenti dell'assemblea provinciale del partito. 3 su 3, vittoria ieri per il Trapani Calcio, per la pallacanestro e per la pallavolo Trapani. Benvenuti a tutti alla prima edizione di TG Sud, questi sono i titoli, ora una brevissima pausa pubblicitaria. Saprà guidarti nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze tra una vasta gamma di materassi. Vieni a trovarci da Punto Letto di Mimì La Russa, Centro Permaflex, via Livio Bassi 43, a Trapani. Una data simbolica, quella che ricorre oggi 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tantissime le iniziative per dire basta ad ogni forma di abuso e di sopraffazione appunto contro le donne. Vediamo il primo servizio. Troppe donne picchiate, troppe donne umiliate, troppe donne vittime di violenza e di femminicidio, di aspetti legislativi, si è anche parlato questa mattina a Trapani, alla Sala Perrera, nel corso della giornata mondiale sulla violenza di genere. In città il caso è più eclatante, una donna incinta uccisa dal marito e poi data alle fiamme. E a Trapani è stato lanciato un messaggio forte alle nuove generazioni che hanno gremito la sala. Prevenzione. Puntiamo molto sulla prevenzione al fine di formare i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole, sapendo tutti quanto è delicata la crescita dei giovani, perché se noi riusciamo a recuperare durante questa formazione il soggetto, sicuramente dovremmo attenderci dei momenti molto positivi da questa parte della società nel momento in cui si inseriranno nel mondo del lavoro e in famiglia. Noi durante l'ascolto sapete bene che oltre a questa prevenzione che fa parte il primo punto della nostra associazione, noi facciamo il servizio tutti i giorni della settimana. Gli sportelli adesso sono cresciuti, ne abbiamo altri, proprio perché queste denunce per le quali noi a volte proviamo un po' di disagio, ci troviamo un po' disarmati, non ci aspettavamo di sentire di queste verità qui nella nostra città, però lì non ne mordiamo, quindi interveniamo con i nostri avvocati, con le nostre psicologhe e poi riusciamo ad avere un'ottima collaborazione, soprattutto in procura. La legge tutela le donne, la legge dalla parte delle donne. La legge adesso ha fatto dei passi in avanti notevoli, pensiamo alle ultime riforme appunto sul femminicidio, quindi lo sforzo per la tutela sicuramente dal legislatore è stato fatto e anche come uffici giudiziari credo che si stanno facendo molti passi in avanti. A Trapani per esempio abbiamo un gruppo specializzato di sostituti di cui faccio parte proprio per che ci occupiamo di questi reati e siamo diventati ben 5 magistrati, il procuratore stesso è diventato coordinatore di questo gruppo proprio per dare una maggiore specializzazione del magistrato nell'affrontare dei casi che chiaramente non vanno trattati come tutti diciamo, gli altri casi, come può essere la criminalità comune, ma richiedono una sensibilità, un'attenzione particolare. E chiaramente il senso di questa giornata e anche della presenza di noi magistrati oggi è proprio questo, di unire però il lavoro che sicuramente va fatto prima di prevenzione che di educazione, perché non si può ridurre il fenomeno della violenza sulle donne solo a un fenomeno criminale, ma bisognerebbe appunto lavorare prima per arrivare non solo a reprimere ma ad evitare, a far diminuire sicuramente questi casi che invece ora, come sentiamo dai numeri, è una vera emergenza. E come appena detto sono tantissime le iniziative in programma oggi a Trapani, nelle città limitrofe. Vediamo il calendario di questa programmazione. Questo pomeriggio nella sede dell'Ente Luglio Musicale di Piazza San Francesco di Paola si terrà una iniziativa organizzata dal Comitato delle Donne, che proprio oggi compie un anno di vita. L'incontro, promosso assieme all'Ente Luglio Musicale per ricordare le vittime di femminicidio e dire no alla violenza sulle donne, si aprirà alle 19. È previsto, oltre ad un momento di confronto sul tema della violenza sulle donne, un momento musicale con l'arpista Adriana Nicolosi, l'esposizione di opere d'arte della Biennale di Trapani e la proiezione di un video sull'attività del Comitato delle Donne guidato da Vanessa Galipoli.
Iniziativa anche dei sindacati che alle 16 nell'ex aula consiliare della provincia terranno un incontro dal titolo «La violenza sulle donne non ha età, uccide la dignità ed è una sconfitta per tutti». Sempre questo pomeriggio, ma al Molino Excelsior di Valderice, a partire dalle 17 ci sarà la presentazione del libro di Cinzia Demi «Ero Maddalena». L'incontro è promosso dal centro di ascolto Stop alla violenza sulle donne dei comuni di Buseto, Palizzolo e Valderice, che nel weekend a Piazza Cristo Re ha organizzato l'iniziativa Scarpe Rosse. E naturalmente restano operativi i centri di ascolto a Palazzo del Governo e di Valderice, Buseto, Palizzolo in via San Barnaba, aperto ogni venerdì dalle 15 alle 18. È possibile chiamare il numero 880 89 40 02. Il centro attivo a Trapani nel Palazzo della Provincia Regionale di Piazza Vittorio Veneto riceve invece da lunedì al mercoledì dalle 9 alle 13:30. Il numero di telefono di riferimento è 880 45 35 52. Il centro di ascolto è inserito nella rete nazionale antiviolenza del numero verde 1522. E torniamo a parlare ora della questione che riguarda l'aeroporto di Birgi. Mentre i sindaci dei vari comuni della provincia sono al lavoro per le trattative per sostenere l'Airgest, dal governo nazionale arrivano i fondi per il rimborso dei danni causati nel 2011 con la sospensione dei voli a causa dell'attacco in Libia. Vediamo. È stato approvato in Commissione Bilancio durante l'esame della legge di stabilità 2014 l'emendamento a doppia firma dei senatori Antonio Dalì e Pamela Orrù. L'emendamento rende immediatamente disponibile per Airgest 4.800.000 euro sotto forma di compensazione delle somme che la società aeroportuale dovrebbe trasferire ad ENAC. Si tratta di una parte dei 10 milioni di euro che a suo tempo il governo nazionale si era impegnato a trasferire come ristoro per i danni causati dalla sospensione dei voli durante le operazioni militari in Libia, che portarono alla chiusura dell'aeroporto Vincenzo Florio e in un secondo momento alla riduzione dei voli. I due parlamentari trapanesi nei giorni scorsi hanno presentato due distinti emendamenti accorpati in un unico provvedimento approvato in queste ore dalla Commissione Bilancio. Si attende ora il definitivo via libera dell'Aula. Dal fronte del rinnovo del contratto con Ryanair si va verso l'accordo di co-marketing dei comuni per sostenere attraverso l'introduzione della tassa di soggiorno l'aeroporto di Birgi. In queste ore, dopo l'ultimatum dato dal prefetto Leopoldo Falco nel corso del vertice tenuto mercoledì scorso a Palazzo del Governo con gli amministratori locali, stanno arrivando le adesioni dei comuni. Resta ancora da sciogliere qualche nodo, sempre sui criteri da seguire per la ripartizione delle somme. Proprio questa mattina il presidente di Airgest, Salvatore Castiglione, si è recato a Mazara del Vallo per incontrare il sindaco Nicola Cristaldi e definire gli ultimi aspetti dell'intesa, che dovrebbe essere formalizzata entro la settimana. Riprendiamo con alcune notizie che riguardano il Consiglio Comunale di Paceco, che ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria all'ex prefetto di Trapani Fulvio Sodano, deliberato lo scorso luglio dall'amministrazione comunale su proposta del sindaco Martorana. Sodano, che fu prefetto dal 2000 al 2003, diventa cittadino onorario di Paceco per essersi distinto quale servitore dello Stato, opponendosi ad ogni forma di degenerazione e inquinamento criminale mafioso. Altra importante decisione presa dall'amministrazione comunale di Paceco, quella di non passare alla TARES, la nuova tassa dei rifiuti, mantenendo quindi la TARSU anche per il 2014, lasciando così invariata la pressione fiscale per i cittadini. L'applicazione della TARSU è stata avallata dal Consiglio Comunale all'unanimità. E ora invece parliamo del rientro dei militari del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani in patria dopo aver completato la missione in Afghanistan. Dopo aver concluso il processo di transizione della responsabilità e della sicurezza della provincia meridionale di Farah alle forze afghane, gli ultimi militari italiani della Transition Support Unit South hanno lasciato definitivamente l'Afghanistan. Il generale Michele Pellegrino, comandante del Regional Command West, ha voluto complimentarsi con il colonnello Mauro Sindoni, comandante del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, per lo straordinario sforzo sostenuto nella conduzione di un'articolata e vasta attività a favore della popolazione afghana. Durante il proprio mandato, la Transition Support Unit
SAUT ha condotto 187 pattuglie di sicurezza e di ricognizione e numerose esercitazioni di evacuazione medica con elicotteri italiani e americani per addestrare al soccorso sanitario colleghi dell'esercito afghano. La complessa attività operativa di retrograde, pianificata e condotta dal Regional Command West su base Brigata Meccanizzata Ossa, ha permesso di movimentare sia da Farah che da Balabaluk verso la base di Herat per il successivo rientro in Italia 2.445 tonnellate di materiali distribuiti su 23 convogli per un totale di quasi 2.000 metri lineari di carico, compresi 131 mezzo mobili campali e 109 veicoli tattici. Con il colonnello Sindoni e gli uomini del 6° Reggimento Bersaglieri rientra a Trapani anche la gloriosa bandiera di guerra del Reggimento, decorata di una croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, di 2 medaglie d'oro al valor militare, di 4 medaglie di bronzo al valor militare e di 1 medaglia d'argento al valore dell'Esercito. Rinnovate le cariche sociali di Federfarma Trapani, il sindacato che raggruppa titolari di farmaci nel territorio. È stato eletto presidente il dottore Leonardo Galatiotto, attuale presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Trapani. È definito il consiglio direttivo, che sarà composto dai dottori Roberto Blunda e Gaetana Gucchi, rispettivamente vicepresidente e vicepresidente rurale, dalla dottoressa Laura Giurlanda, dal dottore Vincenzo Fabio Rodriguez, chiamata a ricoprire la carica di tesoriere dai dottori Biagio Gallo e Sandro Spinelli. E invece ieri è stato celebrato il congresso provinciale di SEL, durante il quale sono state elette le cariche dell'assemblea provinciale. Vediamo com'è andata. Celebrato ieri il congresso provinciale di SEL, il dibattito ha coinvolto diversi movimenti ed associazioni, oltre che diversi rappresentanti delle forze politiche di centrosinistra. Nel corso dell'incontro sono stati eletti i componenti dell'Assemblea provinciale, che nei prossimi giorni eleggerà il coordinatore. Le linee politiche sono state esposte dall'uscente Massimo Candela, che ha affrontato diversi argomenti, ad iniziare da quelli della legalità e dell'emergenza lavoro, citando l'avvertenza Megaservice e la situazione dell'aeroporto di Birgi. Sul nostro sito potete trovare l'elenco degli eletti nell'Assemblea provinciale e i componenti del Collegio dei Probiviri. Nel nostro territorio continua a tenere banco l'emergenza lavoro. Questa mattina abbiamo raccolto l'appello del Comitato Over 50, che raccoglie disoccupati con oltre 50 anni d'età in cerca di lavoro. Ascoltiamo. Uno dei tanti problemi non risolto in questa città è quello che riguarda i lavoratori che abbiano superato un certo limite di età. Parliamo degli over 50, rappresentati ancora qui questa mattina da Clemente Pollina. Noi ci sentiamo veramente snobbati dall'istituzione, abbiamo chiesto appelli sia al vescovo, sia al prefetto, sia al sindaco, e finora aspettiamo di fare degli incontri con queste autorità. Ma cosa chiedete di specifico a queste autorità? Noi cerchiamo il lavoro, perché senza lavoro siamo veramente fuori dal mercato. Qua abbiamo fatto questo cartellone che specifica appunto questo nostro dramma sociale. E non riusciamo ad arrivare a fine mese, è proprio una cosa veramente drammatica. Sarà inaugurata domani e sarà visitabile fino a sabato all'Archivio di Stato in Via Libertà a Trapani una mostra sul tema La memoria di Trapani nel 70° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia. Saranno esposte foto e cimeli. Domani mattina, in occasione dell'inaugurazione della mostra, è previsto anche un annullo filatelico. E passiamo ora agli appuntamenti in onda sulla nostra emittente. Oggi è lunedì, ritorna il consueto appuntamento con Sport Sud il lunedì in diretta a partire dalle 20:45. Ospiti studio oggi saranno Luca Nizzetto, centrocampista del Trapani Calcio, Flavio Priulla, assistente coach della Pallacanestro Trapani, Salvatore Poma, preparatore atletico Pallacanestro Trapani, ed inoltre il nostro direttore Rocco Giacomazzi. Ci saranno anche la pilota Alessia Sinatra, l'allenatore della Forese Calcio Femminile Giuseppe De Caro e alcune giocatrici. Alle 23 invece, per Seconda Repubblica, saranno ospiti il sindaco di Paceco Biagio Martorane, di Valderice Peppe Bica. E sul canale 649 trasmetteremo la sfida di calcio regionale di eccellenza fra Riviera Marmi e Alcamo, che sarà replicata domani alle 16. Con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna alle 19:40. Arrivederci.
New Freestyle Sport. Promozioni fino al 70% anche sui nuovi arrivi. Scarpe, borse, articoli sportivi da trekking, running e calcio. Da Freestyle trovi DC, Etnis, Dolomite, Drunken Monkey e tanti altri. New Freestyle Sport, Corso Vittorio Emanuele a Trapani, nel cuore della tua città. Salve, benvenuti alla pagina sportiva di TG Sud da Nino Maltese. Apriamo con il Trapani Calcio che sabato scorso ha battuto la Juve Stabia in trasferta per 3-2, causando peraltro l'esonero dell'allenatore della Juve Stabia, Piero Braglia. Una trasferta alla quale hanno assistito una sessantina di tifosi del Trapani che hanno affrontato questo difficile viaggio. Prima di andare a vedere le azioni salienti della partita, vediamo quali sono stati i risultati della 15ª giornata del campionato di Serie B Eurobet. Novara Pescara 0-0 è stato l'anticipo del venerdì, Bari Padova 2-2, Brescia Cesena 0-0, Cittadella Regina 0-0, Crotone Avellino 3-2, Juve Stabia Trapani appunto 2-3, Spezia Empoli 1-3, Ternana Modena 1-1, Virtus Lanciano Varese 2-0 e poi i posticipi Palermo Latina 1-2 e Carpi Siena 0-1. In classifica Empoli 30 punti, Lanciano 29, Palermo Avellino 27, Crotone 26, Cesena 24, Latina 23, Modena e Siena e Spezia Varese a quota 20, Pescara 19, Trapani 18, Carpi 17, Brescia Cittadella 16, Ternana 15, Bari Novara 14, Regina 13, Padova 12, Juve Stabia 7 punti. Naturalmente Carpi e Padova hanno una gara in meno. Questi dunque i risultati e la classifica. Adesso è il momento degli highlights della sfida di sabato scorso. Vediamo. Emozioni a raffica, il secondo successo consecutivo per il Trapani contro la Juve Stabia. 6 punti nelle ultime due gare per il Granata, che adesso volano a quota 18 punti in classifica. Mister Boscaglia manda in campo il suo consueto 4-4-2, preferisce Martinelli a Terlizzi e Finocchio a Pacini. Per il resto formazione prevedibile con Gambino al fianco di Mancoso. Per la Juve Stabia assenti Baraglie e Scozzarella per squalifica e Di Carmine e Caserta per infortunio. Quasi 2.000 gli spettatori del Romeo Menti, presenti anche una cinquantina di tifosi del Trapani. Dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione in Sardegna, il direttore di gara Gavi Lucci della sezione di Latina dà il via alla gara. Il Trapani si fa subito vivo con un tiro in crociere di Gambino su assist di Nizzetto che termina a lato. Partenza razzo per il Trapani che trova il vantaggio al 16esimo, ci pensa ancora una volta lui, Matteo Mancoso, al suo 9° centro stagionale. Lancio di Gambino, palla in profondità, il tamburino sardo scatta sul filo del fuorigioco, dribbla il portiere e deposita in rete. 0-1 e rete dedicata alla popolazione della Sardegna colpita dall'alluvione. Il Trapani è attento e 10 minuti più tardi, dopo una parata in grande stile di Norti, raddoppia. Calcio di punizione dai 25 metri, va Nizzetto, uno specialista, il suo tiro. Perfetto, beffa Calderone, prima rete in campionato per l'ex esterno di centrocampo della Cremonese. Juve Stabia che adesso cerca di reagire in maniera abbastanza veemente e trova la rete che accorcia le distanze al 34esimo. Palla messa in mezzo dal giovane Parigini, azione confusa e Ducarà deposita in rete. Botte risposta tanto che i Granata colpiscono per la terza volta dopo soli 3 minuti. Palla in aria a Mancoso che viene atterrato per il direttore di gara e calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso attaccante sardo che non sbaglia e va in doppia cifra a quota 10 nella classifica dei marcatori. I padroni di casa non mollano e nel finale del primo tempo cercano di reagire con un colpo di testa di Gidai che sfiora il gol. Un primo tempo giocato in maniera forsennata da entrambe le formazioni e che termina 1-3. Alla ripresa i padroni di casa ci provano subito con un tiro dal limite dell'area di Sowe che si spegne sopra la traversa. Poi tocca al Trapani farsi vedere avanti, tiro cross da parte di Rizzato, dalla sinistra, Calderoni ci mette una pezza e la difesa si rifugia in corner. Ma la Juve Stabia che opera due cambi tenta il tutto per tutto e sigla il 2-3, un gol che sembrava nell'aria. Palla in profondità a Sowe che a tu per tu con Nordi lo trafigge siglando il gol che accorcia nuovamente le distanze. Juve Stabia che le tenta tutte per trovare il pareggio e prova il tiro per due volte, ma in entrambi i casi Nordi è perfetto. Poi il Trapani resta in 10 per l'espulsione di Juric che viene mandato anzitempo negli spogliatoi dopo 40 secondi senza toccare neppure un pallone. Il Trapani cerca di difendere il risultato, il direttore di gara segnala il recupero e nel primo dei 5 minuti Ducarà colpisce clamorosamente il palo della porta difesa da Nordi. Tutti avanti quelli della Juve Stabia, tutti indietro quelli del Trapani, ma finisce così, 2-3.
Torniamo in studio e andiamo a vedere le interviste del post gara che ci sono state gentilmente concesse dall'ufficio stampa del Trapani Calcio, che ha intervistato l'allenatore Roberto Boscaglia, l'attaccante Matteo Mancosu, autore di una doppietta, e il portiere Emanuele Nordi. Vediamo. Ci aspettavamo una squadra arrembante perché è una situazione di classifica sicuramente non buona, e una squadra come l'Ovestabia che assolutamente, ma lo testimonia la partita di oggi, non può meritare questa classifica, però ci sono delle situazioni che magari uno non sa, e quindi hanno questa classifica, e quindi mi aspettavo una squadra arrembante che salisse tanto, facesse giocare difesa abbastanza alta. Noi sapevamo questo, abbiamo tenuto per poi ripartire con Mancosu, e Mancosu in due occasioni è stato determinante. Quindi il primo tempo l'abbiamo giocato su questi livelli, cercando di arginare tutte le situazioni della Juve Stabia, che comunque lavorava molto e con lanci lunghi ma anche con scambi brevi dei loro giocatori più bravi che hanno. Parigini 96, un ragazzo molto interessante, due attaccanti quando è entrato poi Diop, quindi sono tutti giocatori che veramente anche sul breve danno fastidio. Sì, stando lontano dalla Sardegna, comunque modo per mostrare la mia solidarietà era questo, poi in altri modi che vabbè, il più evidente era questo, quindi sono contento di averlo fatto vedere, nonostante la Sardegna sia aiutata anche da tutta Italia, perché ho visto veramente tanti messaggi di solidarietà nei confronti della mia isola. Sì, abbiamo fatto una vittoria importante su un campo difficilissimo contro una squadra che non merita 7 punti che ha in classifica, che ci ha dato filo da torcere, e quindi questo insomma per noi è una bella soddisfazione. Andiamo al basket. La Pallacanestro Trapani ha portato a casa la vittoria da Casale Monferrato per 62-60. Trapani che ha dovuto fare a meno per larga parte dell'incontro di Parker, uscito per problemi di falli, sostituito da Lowery, che ha disputato un'ottima partita catturando anche 10 rimbalzi, e poi anche dal giovane Bossi. Dunque una vittoria che vale doppio anche perché è arrivata in un contesto di difficoltà. I risultati della nona giornata del campionato di Lega 2 ad Ecco Gold. Vediamo. Barcellona-Biella 99-90, Capodorlando-Napoli 85-75, Casale Monferrato-Trapani appunto 60-62, Ferentino-Brescia 72-74, Forlì-Veroli 81-79, Torino-Trieste 84-85, Trento-Iesi 94-70, Verona-Imola 107-67. La classifica al comando: Brescia-Barcellona e Trento a quota 14 punti, poi Veroli, Torino, Trapani, Biella e Capodorlando 12, Verona 8, Ferentino, Trieste, Iesi e Napoli 6, Casale Monferrato 4, Imola e Forlì 2 punti. Prima di passare ad altro, andiamo a vedere cosa ci ha detto l'assistant coach della Pallacanestro Trapani, che ha fatto una fotografia della partita contro Casale Monferrato. Vediamo. Un successo di misura in trasferta in contesto di difficoltà. Flavio, faccia una fotografia della partita. Sicuramente non è stata una bellissima partita, è stata una partita combattuta dove noi siamo sempre stati bravi a stare avanti nel punteggio, a fare anche qualche strappo decisivo cercando di chiudere la partita prima. Abbiamo avuto alcune difficoltà dal punto di vista tattico per il fatto che il nostro playmaker ha avuto problemi di falli, e quindi abbiamo optato per giocare con Lowery molti minuti dandogli molti minuti in quel ruolo. Siamo stati bravi in alcuni frangenti della partita a abbassare i ritmi, a gestire determinati palloni con molta più pazienza. È pur vero che verso la fine della partita stessa ci eravamo un po' fatti prendere la frenesia, rischiando insomma di riaprirla come è stata, e di mettere in condizione Casale di vincere una partita che fino allora sembrava alla nostra portata. Poi negli ultimi due minuti finalmente siamo riusciti a gestire determinati palloni in maniera abbastanza lucida, abbastanza tranquilla. Abbiamo sicuramente prodotto molto dal punto di vista difensivo, dove siamo stati bravi alternando la uomo e la zona, e siamo riusciti a portare a casa la prima vittoria fuori casa. Kia, qualità garantita 7 anni, presenta nuova Kia Carens. Bella macchina, c'è posto anche per tutti i vostri amici. Dal tetto entra un sacco di luce, finalmente hai messo la testa a posto. Nuova Kia Carens. Diventare grandi può essere divertente. Tua con finanziamento for family da 245 euro al mese. Scoprila anche sabato e domenica. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors.
Nei campionati minori, in divisione nazionale C, ha vinto ancora il basket Mazzara con in panca il nuovo coach Giorgio Bonanno. Ha battuto in casa il basket Gela per 73-49. Passo falso casalingo per la nuova pallacanestro Marsala, che ha battuto Monreale per 72-90. Ritorno alla vittoria, siamo passati alla pallavolo per Trapani, che ha avuto ragione al tie break di Messina, ha vinto dunque per 3-2. Ottima la prestazione di Geraldi, che ha totalizzato 20 punti. Vittoria che è quasi un monologo anche per la Sigel Marsala, che ha spugnato Bari per 3-1, proseguendo così imbattuta il cammino nel campionato di B1. Adesso è il momento del calcio regionale, come ogni lunedì. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre della provincia di Trapani. In eccellenza per la 12ª giornata, Folgore Leonfortese 0-2, Marsala Raffadali 3-0, Rivera Marmi Alcamo 1-1. In classifica Alcamo terzo a quota 23 punti, Marsala che aggancia la Rivera Marmi a quota 16, Folgore a 9, Mazzara 8 punti. Andiamo in promozione, dove si giocava la 12ª giornata, Castellammare Cus Palermo 0-1, Cefalù Ligné 1-2, Delfini Vergine Maria Dattilo 1-2, Fulgatore Città di Carini è stata rinviata per impraticabilità del campo, Paceco Real Calcio 2-1, Salemi Favignana è stata rinviata anche questa sfida per impraticabilità del campo, riposato lo Strasatti. In classifica il Paceco legittima il primo posto a quota 25 punti, Dattico 24, Salemi 20, Ligné 19, Castellammare 18, via via tutte le altre. In prima categoria si è giocata la 10ª giornata, i risultati: Bolognetta Bonagia 4-1, Iatina Campobello di Mazzara 3-0, mentre ha riposato la capolista Borgata Terrenove. Chiudono la classifica naturalmente Bonagia a quota 6 punti e Campobello a 5. 6ª giornata in seconda categoria, vediamo come sono andate le squadre della provincia di Trapani. Ares Menfi Gibellina 2-0, sono state rinviate poi le sfide Atletico Erice Belice Calcio e Avvenire Libertas Marsala. Città di Pietrosino batte Calata Fimi 3-1, Nuova Sportiva del Golfo batte Juvenilia 4-1. Prima trapanese in classifica il Calata Fimi a quota 11 punti, poi Gibellina 9, Nuova Sportiva del Golfo a 8. E chiudiamo con la 3ª categoria, anche qui 6ª giornata. Val di Mazzara Custonaci 3-2, rinviata Prater Buseto, Atletico Favignana 5 Torri Trapani 2-1, dunque prima battuta d'arresto per la squadra di Alfonso Passaracqua, rinviate poi Nubia Belice 2013, Paolini Marsala Nicola Gervasi Guarrato, Sporting RCB espugna il campo della Pro Mazzara per 4-0, Valderice Calcio 2013 perde in casa con Città di Partanna 1-3. Cinque Torri dunque che continua a mantenere la vetta della classifica anche in virtù del fatto che la partita del Belice è stata rinviata e il Custonaci ha perso. Per quanto riguarda il settore giovanile del Trapani Calcio, un'altra vittoria per i giovanissimi professionisti di mister Peppe Culcasi, che hanno espugnato il campo della Vigor Lamezia per 3-1. Di Evola, Pantaleo e Brasile i gol del Granata, che valgono la vetta solitaria in classifica. Gli allievi professionisti allenati da Stefano Filicano hanno invece pareggiato 1-1 in casa contro la Juve Stabia, mentre Adelcam Trapani, partita valevole per la 10ª giornata del campionato dei giovanissimi regionali, è stata rinviata per impraticabilità del campo. Per la primavera di Luigi Garzia invece un'altra sconfitta a Livorno per 3-1. Un'ultima comunicazione per la sfida del 4 dicembre di Coppa Italia fra Inter e Trapani. I biglietti si potranno acquistare al prezzo di 9 euro al caffè Argenteria, tutto organizzato naturalmente dai ragazzi della Curva. Siamo in chiusura, vi ricordiamo che questa sera alle 20.45 andremo in onda in diretta con la nostra trasmissione d'approfondimento sportivo Sport Sud il lunedì. Ci sarà in studio tra gli altri il calciatore del Trapani Luca Nizzetto. A lui e agli altri ospiti potrete porre le vostre domande, i vostri quesiti, mandando un'email all'indirizzo sportsud@telesud3.com, oppure scrivendo la domanda, oppure anche una semplice considerazione sulla pagina Facebook sportsud_il_lunedì. Con lo sport adesso è tutto, appuntamento alla prossima edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, arrivederci.